Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Ti racconto un profumo. Io sono Andrei, lei è Vanessa. Oggi sei vestita come tappezzeria, va bene. Oggi parleremo di fragranze low cost. Sì. Sì. No? Vabbè, dopo, scoprite dopo. Allora, sì, oggi parleremo di nuovi brand low cost da scoprire. Partiamo da questo brand che si chiama Jardin Bohème, che è in vendita da Douglas, che sbaglio Douglas, sempre ok. a dirlo. Poi Aspetta, come lo fanno vedere i veri. i prezzi, per i prezzi li mettiamo giù Nell'info box. nell'info box. Credo si chiami Così info lo box. andate a leggere, che non lo leggete mai. Allora, Jardin Bohème Brise Vert. Sì. Già la parola Jardin e Brise mi piace insieme. È un verde floreale quasi candito. Lui ha una faccia che sembra schifata, no? Allora, piacione, io ci sento. Adesso stanno uscendo anche gli agrumi, cioè praticamente l'apertura era molto verde con dei fiori. Adesso c'è questo agrume che esce ed è però una sensazione. Avete presente le gelée? Questa è la prima volta che lo sento. Le gelée, quelle zuccherate, morbide, che io adoro. No, Eccomi. sai cosa mi ha ricordato? Un liquore, una bevanda alcolica. Sì. Quando l'ho appena usato, questo mix di note verdi leggermente fruttate mi ha ricordato una specie di cocktail Anche leggermente, un pochino boozy direi in apertura. Però è mo un bel agrume verde. sì, a me sembrano appunto più tempo passa e più sembra Un po' una, dolcino sullo sì, sfondo, mi un po'. sembra una gelée Zuccherino, sì, effettivamente sì. molto piacevole per l'estate, per l'estate perfetto secondo me. Sì, direi di sì, molto rinfrescante. Che ne dici? Non è male. Mi piace, interessante. Poi comunque sono, allora, sono delle eau de parfum con 99% di ingredienti di origine naturale. Ok. Allora, questo era Jardin Bohème Brise Vert. E Ora questo abbiamo. invece è Nuages de Coton. Ok. Pronto? Qui il nome mi piace un po' meno. Nuage, che sarebbe un tipo una. Non lo so. Io Questo è francese. batuffoloso, è pulito. Di bucato. Sì. Super pulito con. Di bucato è muschio morbido. Sì, questa è una classica fragranza, è una delle sfaccettature olfattive del pulito. Sai cosa mi fa venire in mente? Cosa? Quando disfi il cuscino e Sì. tiri fuori tutta quella imbottitura che non sono piume, ma Ah, non di quella piume tu. non di piume. I miei gatti lo fanno. E quindi mi dà l'idea di questi batuffoli morbidi Come quei sparsi in giro fiori. Hai per. presente quei fiori che sembrano batuffoli? Da quell'idea di un qualcosa un po' di batuffoloso, cotonoso, infatti cotone. Quei batuffoli di cotone o vatta. Sì, ha questa parte fresca, un po' fredda, un po' metallica, un po'. Sì, è un po' metallica e c'è dentro questo muschio che si sente, che dà una sensazione di pulizia, di pelle pulita, di tessuti anche puliti. Per me è di bucato. Allora, questa è una fragranza che io non indosserei. Questa però. Non mi piacciono le fragranze di questo tipo indossate sulla mia pelle, ma le adoro sentire sui vestiti o nell'ambiente. Sì, è una bella fragranza. Poi anche io con i muschi ho un problema. Non, mi si trasformano sulla pelle e diventano poco piacevoli. Abbiamo detto brand che si vende da Douglas, low cost, sono eau de parfum con il 99% di ingredienti naturali e si chiamano Jardin Bohème. Bohème. Allora,
Brand, loro sono francesi, brand spagnolo, sono stata contattata, si chiama Botaniche. Botaniche, scusami, praticamente anche questi sono delle eau de parfum e anche questi hanno un Questa fragranza si chiama En Route. Enroute, vai, Allora, ok. questo è un brand di cui io avevo già sentito parlare, però non avevo mai sentito nulla, quindi sono molto 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 curioso. Mi Ho hanno grandi contattato. aspettative. Mi hanno contattato e ho scelto tra quelli che c'erano, quello che, leggendo le note, quello che mi poteva piacere di più. Ed è un legnoso, Ambrato. sì, ma non autunnale, è fresco. Ha un aspetto fresco, ma è caldo. Sì, ma non da autunno, cioè mi No, piace non da questa. autunno, forse da sera. Non lo metterei quando fa caldo perché non mi dà questa sensazione di freschezza, ma ha un aspetto molto luminoso. Sì, è molto luminoso. Io ce la trovo invece questa freschezza che mi piace, che rimane per un po' d'apertura, per un bel po', e poi si trasforma sulla pelle e diventa un boisé, un po' secco. Sì, un po' ambrato, un po' resinoso, Sì. forse un po' balsamico, ma nel senso balsamico, la parola che si usa in profumeria, quindi proveniente dai balsami, balsamo del Perù, balsamo del Tolu, questa sensazione un po' di dolce, Sì, leggermente speziata, è così. calda. Ah, una cosa, lo so che ci chiederete le performance, però allora da adesso in avanti facciamo questo sondaggio. Quanti siete interessati alle durate? Perché in questo caso li testeremo facendo caso, perché io quando spruzzo il profumo non sto lì a vedere, ma c'è ancora, ma c'è ancora, non è il mio. No, non mi viene mai in mente di sentire, ma ce l'ho ancora, me lo sento. Forse perché ho delle giornate così convulse che l'unica cosa che proprio, una delle tante cose a cui non faccio caso Tu non è. hai giornate convulse, tu sei convulsa. Anche. Comunque, riguardo alle performance, alla durata, credo che le persone che mi conoscano hanno già visto una sfilza di sottotitoli dei miei pensieri sullo schermo, che cosa stavo pensando e che cosa non ho Vabbè. Vabbè, io lo detto. dico sempre che le performance e le durate si chiedono all'amante, non al profumo. Questo mi piace. Scusami, se uno deve avere un amante, o è molto ricco e ti fa fare cose completamente diverse, o ha delle performance eccezionali, oppure avete sbagliato marito, non lo so. Se non ce l'ha messo, cioè se il vostro marito va annoiate, non è simpatico, non vi fa divertire, via dicendo, forse abbiamo sbagliato, no? Forse siamo usciti un po' troppo out of topic, mi sa. Vabbè, ogni tanto mi piace uscire out of topic. E poi mi piace, Sì, guarda, ma oggi sai faccio vedere cos'è? anche il mio vestito, non l'ho mai messo. È È uguale alla sua poltrona, tra una l'altro. mia poltrona, ma un bel Jil Sander che avevo comprato a una svendita e poi, scusate, ho messo. Ah, un tacco altissimo! Perché lui dice che sto con le ciabatte e adesso ho messo un tacco che Un tacco sarà. altissimo, saranno 8 No, centimetri e sto esagerando. sono 10. Comunque, Sono dai. 10 se ti metti su un scalino, non sono 10 quelli. Sono 10 centimetri, li ho contati, vai. Allora, hai detto facciamo lo ridiciamo. Sì, Botaniche Expressions Artisan Eau de Parfum, un brand spagnolo, la fragranza si chiama En Route. Allora, adesso abbiamo Brumais, è il brand, ed è una fragranza priva d'alcol che va messa, si può usare su corpo e capelli. È un nuovo brand, carino. Il Aromatic Spice più Jasmine. Ha proprio un nome così lungo? Sì. Aromatic Spice plus Jasmine? Sì. Alcohol Free Fragrances. Ok, questa potrebbe essere una cosa interessante. L'estate, Io sono soprattutto. sempre molto dubbioso sulle alcohol free fragrances. Io non lo sento il gelsomino. Io lo sento il gelsomino, ma nel suo aspetto un po'. Un po' sporco. Io sento qualcosa di cremoso. Allora, intanto sono senza alcol, quindi
un po' cremoso, un po' burroso, che mi fa di Qui lo senti il pulito. gelsomino. Sì, mamma, completamente diverso. Qua non si sente proprio, è come Ma se lo perché fosse se sono risucchiato. senza alcol, ovviamente l'evaporazione non è così veloce come con alcol, Impressionante, quindi sto sentendo. sulla pelle ha una. Fatti annusare. È un gelsomino goloso, ha questa nota, non dire speziata, più candita, un po' fruttata, Sì, è un po' fruttata, un po' speziata. Poco. sa quasi di albicocca con del gelsomino. Pazzesco come cambia, cioè proprio qui è come se qua sa solo di pulito, quasi mi viene in mente l'odore della gomma pane, non so perché. Ha questo effetto un po'. Sì, ci sto. Sì, ha questo non so che può richiamare. Allora, il gelsomino sta uscendo sempre di più, anche troppo per i gusti di Vanessa, direi. No, sulla tua pelle no, non lo sai. Forse il mio naso si è assuefatto, ma non lo sento sempre abbastanza tenue. Non è il gelsomino quell'indolico che mi fa morire. Allora, sicuramente come fragranza senza alcol sulla pelle non sono molto sicuro perché non ne ho mai provate tante, credo di averne provate solo due, Io però quelle di Step Aboard, ma sono più sì, intense. Queste. profumo per i capelli ci sto, questo mi Sì. Bene. piacerebbe come profumo per i capelli, devo dire la verità. Abbiamo finito. Abbiamo finito, questa è stata una serie di fragranze a low cost, Low chiamiamole cost, così. prezzi giù. Sì, tutto quello che dobbiamo dire all'inizio sempre ci dimentichiamo, quindi lo diciamo alla fine. Seguiteci iscrivetevi al canale. Cliccate sulla campanellina così vi arrivano le notifiche per i nuovi video, perché meglio essere avvisati quando arrivano. Sì, anche Seguiteci perché sui ultimamente ci stiamo facendo vedere poco, quindi mettete la campanellina. Ultimamente siamo promiscui. Seguiteci sui nostri canali social, Ti racconto un profumo, Vanessa Caputo e Ethic Garden. E scriveteci nei commenti le vostre fragranze low cost preferite e fragranze che ci consigliate da sentire. È stato un piacere, alla prossima volta. Ciao!